tre arresti fanno tremare la Banca Vaticana. Con le accuse di corruzione e truffa sono scattate le manette per Monsignor Nunzio Scarano, un funzionario dei servizi segreti e un broker finanziario. Il vescovo di Salerno è il responsabile dell'organismo che gestisce i beni della Santa Sede. I provvedimenti sono stati disposti dalla Procura di Roma dopo le indagini svolte dalla Guardia di Finanza. L'Istituto per le opere religiose è stato più volte al centro d'inchieste. Questi arresti arrivano 48 ore dopo l'annuncio di Papa Francesco dell'istituzione di una commissione referente che raccoglierà informazioni anche riservate sulla cosiddetta Banca di Dio.